Let's go. Quell'obiettivo sono i soldi. Eccoci. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo su un nuovo FPS che è in open beta gratuito, che vi consiglio di provare. Subito qua il primo. Open. Ok. Allora, come vedete ci sono varie meccaniche che vi spiegherò lungo la facendo. Ottimo, grazie che mi curate. Allora, ci sono innanzitutto tre, prendiamo questo, tre personaggi. Io c'ho quello più veloce in questo momento, più abile come vedete, però che non può né curare e ha meno vita. Quello che a me, anche se sono ancora alle prime partite anch'io, questa è la prima di oggi, però nel senso, appunto, mi piace di più essere più veloce, più attivo e così. In più questa, nei loadout, questa qua c'ha anche il cecchino, che a me piace un sacco. Però adesso voglio ancora capire bene un po' il gioco, soprattutto perché è a squadra. Io lo sto giocando da solo con i random, quindi non è così, così facile. Anzi, non so neanche se ho mai vinto finora, penso di no. Però è divertente. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è, in questa modalità, prendere quella cassetta che avete visto prima e poi andarla a mettere in questa sorta di banca e fargli finire il caricamento. Tra l'altro, la cosa bella è che qua puoi letteralmente distruggere i palazzi. Vedete, qua ci sono i buchi, fuochi e tutto. E ci sono queste robe che puoi prendere in giro per aiutarti. In questo caso ci fa una copertura. No, una smoke. Alcune fanno una copertura. E alcune di queste cose ce le hai già nelle tue abilità a seconda del personaggio che prendi. Questa ci fa una copertura inutile in questo caso. Dov'è? 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 Possiamo restare i compagni. È molto utile in questo caso per la cura. Ottimo. È molto utile il secondo personaggio, la via di mezzo. Quello che non è né un tank né un attaccante superabile e veloce. Perché lui c'ha tipo libera, no? Come c'è, non so se avete presente nel gioco per VR, che adesso non mi viene il nome. Nostri soldi? Perfetto. Noi siamo gli Over the Dogs, in questo caso. E vedete, chi ha più soldi alla fine vince, in pratica, poche parole. Sì, non dividiamoci troppo, magari. E niente, quello che ha via di mezzo può curare durante il fight. E può restare i compagni con una facilità incredibile. Che fa libera, boom, restato. Via. Dove sei? Allora, magari mi cambio, che i C4 non li so usare io. Ottimo. Oh, questa partita. Dov'è? Questa partita stiamo spaccando, eh. Forse è la partita più carica che ho fatto finora con questo gioco, incredibile. Vediamo di arrivarci anche in fondo. Dobbiamo portare uno dei punti, andiamo al punto A. Come si fa a pingare? Ah sì. Rotellina. Come ci arrivo io però? Dalla zipline ci posso arrivare. Oppure se voi piazzate uno di quei robi per saltare, che ce li avete. Vabbè, qua, 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 qua. No! Sono stupido, spero di essere riuscito a lanciarglielo addosso. Tra l'altro non credo si perda se si cade del tutto, però sono veramente stupido. Grazie. Ho cliccato F invece che E, non so per quale motivo. Allora, questa cos'è? Flashbang. Lanciare smoke, grenade. C'è solo questa per sparare, per uccidere, diciamo. Cioè, per fare del casino più che... Devo cambiare il loadout delle granate. E magari iniziare a usarne uno sempre più o meno il solito. E capire meglio dove sono posizionate per... Devo ricaricare. Almeno l'ho ucciso. Prima che ci rubasse il carico. Adesso ce lo rubano sicuro, però vediamo. Ah, loadout, loadout, loadout. Allora, flashbang ci metto questo. Questo che ci ripara. E la smoke va benissimo al posto del fuoco. No, se no mettevo il fuoco meglio forse. Vabbè, uguale. Prendiamolo prima che ci recuperino.
E dai che clicco F. Perché clicco F? Forse su Fortnite c'ho F? No, non credo. Uno dei giochi ultimi che potrei aver giocato che mi viene in mente. Boh. Via, 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 via. Via, t'ho detto. Mamma mia. Curami, curami. Niente, niente, niente. Non ce la posso fare. Comunque sia, questa non è l'unica modalità. Andiamo al fiamme, dai. C'è anche la modalità in cui tu prendi soldi facendo kill o in alcune zone apposite dove puoi prendere soldi. E... sì, cash out, ma noi non abbiamo i soldi in questo momento, eh. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Vediamo. Magari una copertura in più. C'è anche la modalità in cui voi fate soldi e poi dovete depositarli nei punti. È come se fosse la banca, voi li depositate tutti questi punti qua, no? Ah, non distrugge sotto questo. Mi sono sbagliato. Vabbè. Oh. Però sono caduto lo stesso. No, 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 non mi andava. Il rampino. Il rampino non si era ancora caricato. Vabbè, adesso proverei quasi quasi il cecco. È che adesso che stiamo proprio... vabbè, dai, proviamo il cecco. Il cecco fa molto danno, però devi saperlo usare. E spesso ci sono combattimenti ravvicinati anche, quindi è complicato per quello. Se arrivo io là... sì. No, 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 no. Dai, ma sempre così però. Sempre così tocca morire. Dai, dai, dai. Siamo in supplementare. Se loro prendono questo carico, vinco loro, secondo me. Allora, adesso riprendo la mitraglietta un secondo. E vado a spammare quello che ne voglia. Perché sì. Che forse in realtà conviene quando si è... se no, in realtà convengono un po' tutti i personaggi. Però... quando si è da soli, o bisogna muoversi velocemente, o bisogna avere più vita. Non so se quello in mezzo... se non si riesce a comunicare con i random più che altro. O se comunque è una squadra un po'... Io non so. Io non lo so. Non sono mai stato così tanto stupido come adesso. Stavamo vincendo. Grazie. Grazie, veramente. Male che non c'era il voto sotto, perché sennò facevo l'ennesimo fail. Oh, giù, 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 giù. No, 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 no. Fatelo fuori, fatelo fuori. Grandi, grandi, grandi. Rubatelo, rubatelo. Se qualcuno magari mi resta anche, sarei felice. Ma non restatemi così, ci avete... è quello. Così l'avete anche visto. Io però mi sposto. Ottimo! Oh, prima partita del giorno. Prima partita in video e la vinciamo. Top, top. Veramente top. Tanta, tanta roba. Comunque questo è il gioco, molto veloce, obiettivo sono i soldi per l'appunto e devo dire secondo me tanta tanta roba. Secondo me è in una posizione però in cui potrebbe o rimanere così e rischiare di fare la fine di Hyperscape, non so se vi ricordate il Battle Royale che c'è stato, che aveva delle cose in più, delle cose diverse dagli altri Battle Royale, però era pur sempre un Battle Royale e... le case erano rimaste spoglie, non c'era molto loot, erano tutte più o meno simili. Insomma, c'aveva delle cose che dopo il periodo boom, boom per modo di dire, è sparito. Ecco, non vorrei facesse la stessa cosa, perché se questo lo portano avanti, avendo già una modalità loro, diciamo, che caratterizza il gioco, potrebbe essere molto interessante se lo portano avanti. Questa è solo l'open beta. C'è la modalità tournaments, dove quello che abbiamo fatto prima è a tornei, quindi se vincete passate al torneo alla parte successiva fino ad arrivare alla fine. Practice ovviamente. E bankit, che è quello che vi dicevo prima. Sono tentato di fare una partita, non so se ci sta in due video, cioè in un video, perché boh, devo vedere quanti tagli vengono fuori dalla prima. Comunque sì, vediamo quanto dura. Al limite posso anche farvi un altro video se vi piace, quindi non lo so. A me non dispiace come gioco. Devo dire, non mi dispiace. C'è sempre la cosa come Apex che si è in tre. Si è in tre, quindi se non hai una buona squadra sei un po' fregato. Eccoci qua, no, siamo in due. Perché?
Questa cosa non mi piace. Però vediamo. Questa è comunque l'altra modalità. Il primo che arriva a 40.000. Questo è da solo. Strano. C'è stato un qualche problema forse. Vabbè, comunque. Ah no, siamo in tre. Ah no, siamo in due. Vabbè. Partita un po' esotica anche qua, come possiamo dire. Ormai le zucche cosa fanno? Niente, fa male, basta forse. Ah, vedi. Oh, pensavo di cadermi, meno male. Ancora devo cambiarmi loadout, oh, ma non posso mettere una default. Devo verificare. Buongiorno. Questi soldi. Non c'è il danno da caduta. E si può distruggere qualsiasi cosa. Forse l'ho già detto. Comunque è incredibile. Anche perché c'è una buona qualità comunque di video. Adesso considerate che ho basso, tutto low praticamente. Ecco, lanciarazzi magari evito. Ho fatto veramente una stupidata. Non so neanche quanti soldi avevo. Forse mi conveniva trovare modo di depositare e basta. Riesci? Grazie, amico mio. Almeno una cambiamocela. E nessuno dei due può curare, però questa è una brutta roba. Andiamo al vol 3 e basta. Che dici? Ma sono scemo. Ma è così. Abbiamo fatto la prima partita top. La seconda si perde. La madonna. Fammi cambiare le doubt, grazie. Ah, questa secondo me la perdiamo. Se non riusciamo a depositare niente poi. Ma questo cosa mi significa? Vai a depositare, vai. Sai che c'hai i soldi. Voglio capire cosa hai intenzione di fare. Vai, 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 vai. Granate, vedi? Oh, non lo so. Ma forse ho fatto del danno. Poi adesso distruggeva un po' di roba. Aia. Dopo un po' si ricarica la vita. Dentro il camino ci mettiamo. Dai, ricaricati. Vai a depositare. Sei l'unico che ha dei soldi dei due. Vai a depositare. Io magari provo a prendere questi se riesco. No, ma forse devo aspettare che finisca il caricamento lì. Ottimo. Ma non ho capito cosa fa la fragrant. Forse fa solo danno. Comunque sì, facciamo così. Mamma mia, che casino. Questa partita fa un po' cagare. Ecco, vedete, con lui lo stava caricando. Era comunque per farvi vedere, per farvi capire che quel tipo di gioco era in più punti di vista. Proviamo un po' col cieco, tanto ormai almeno ci abituiamo un po' a usarlo. Ecco, sono da solo, perfetto. Ecco, questa partita non mi piace questa cosa però che sono da solo, devo dire. Diciamo che questa partita era un po' persa in partenza perché due random che non possono comunicare. Vabbè. Che non possono comunicare contro altre squadre da tre, poi tutto il resto, vabbè. Però in open beta io spero risolvano questa cosa al più presto. Se volete provarlo io ce l'ho su Steam, credo, ma non ne sono sicuro, ci sia anche già su console. E forse, ma non vorrei dire, c'è anche il cross platform. Ma non ne sono sicuro.
Zitti. Depositiamone almeno un po', dai. Niente, niente. Uno con zero, uno con zero. Dai, vabbè, abbiamo vinto. Widget coso è... No? Vabbè, mi hanno vinto, sono quasi 40.000. Comunque, lasciate un like se il gioco... Sì, se il video vi è piaciuto. Comunque, ditemi se provate il gioco, se vi interessa, cosa ne pensate. Per me ha del potenziale, ma vuole ancora migliorato. Però, per essere questo un open beta, non è male, secondo me. Non è male. È un gioco un po' diverso dal solito. Diverso da un dominio, diverso da un battle royale. Ha delle sue meccaniche. Quarto posto. Vabbè, su 4 direi che è proprio ottimo. Ci sono 4, no? Credo. Non so se possono fare le mods in gioco. Forse sì. Sono queste qua. Non è niente di che. Non è la Fortnite. Gioco è The Finals. Comunque, se non l'aveste capito. E magari sarebbe interessante in uno dei prossimi video fare un torneo. Provare. Se vinciamo come prima, tanta roba. Quando ho provato di farlo io ho perso subito, quindi non lo so. Questi sono i vari personaggi. No, aspetta, dov'è? Art style, ho sbloccato questa roba, devo mettere per forza. Vedete, le mod sono tutte un po' così. No, volevo far vedere i... questi. Create. Ah, allora aspetta, forse se qua io metto il fuoco. Cos'è questo? Boh. Questi non possono costruire, boh, posso provare questo allora. Ok, invece medium. Questo loadout, questo ti fa saltare, questo resta veloce subito. Questo qui è quello che crea. Allora sì, ce l'ho anche di là, perfetto. Questo Levi che non ho mai utilizzato. Però, come vedete, è un po' sbroccato di roba. C'è il martello che fa giù tutto. Qua il lanciarazzi. Se... Ah, ma il martello non puoi abbinarlo a un assalto? Allora il martello praticamente serve solo per essere proprio quello della squadra che distrugge tutto e basta. Che con lanciarazzi pensare di fare delle tante kill è impensabile, secondo me. Beh, interessante. E questo fa giù tutto con la sua ulti abilità. Questo qua, invece, con la sua abilità cura. La cura e noi abbiamo il rampino. È l'unica che ho personalizzato praticamente. L'unico. E niente. Ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Vi interessano i miei video. Ditemi se avete visto anche il vlog per Halloween, che è tanta roba. Dove giriamo in moto al buio sui passi di montagna. E niente. Non allunghiamo ancora di più il video. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.